Sì, che un'altra purtroppo cosa... in realtà ce n'è più di una di Chinatown nella nostra città, perché voi giustamente avete fatto vedere l'ultimo degli episodi, probabilmente il più grave che si è verificato in una delle nostre aree periferiche della città, aree periferiche che sono immense a Roma e sono grandissime, ma in realtà voglio ricordare che ci sono interi quartieri che sono gestiti da commercianti, lo metto però tra virgolette, cinesi. Penso all'Esquilino, per esempio, che è in pieno centro di Roma, accanto a Santa Maria Maggiore, c'è una Chinatown impressionante. Allora, qui il problema è duplice. Allora, da una parte le autorità che danno le licenze e che fanno sì che queste persone possano insediarsi con delle attività produttive in queste zone probabilmente vigilano poco o non vigilano. Questo è il primo punto. Secondo punto è una possibile criminalità organizzata di stampo cinese che ormai nella nostra città, ma in tante altre parti d'Italia, Prato è forse l'esempio più eclatante in termini numerici, ma non è l'unico, che ormai sta acquistando le attività commerciali italiane, posto che gli italiani non hanno più la forza e la possibilità di tenere alzate le proprie serrande, dei propri negozi e le proprie botteghe, prende, compra, con tra l'altro delle agevolazioni, perché sappiamo bene che i cinesi passano di anno in anno la proprietà e di conseguenza è difficilissimo seguire anche il giro di denaro che sì, naturalmente poi c'è tutta la criminalità italiana che ci mette anche del suo, perché in questo caso l'idea è che abbiano appiccato l'incendio in maniera dolosa. Ora io non conosco ovviamente nei termini giudiziari la vicenda. Però sì, diciamo che si saldano insieme, esatto, le criminalità. Si saldano. Quindi da questo punto di vista sinceramente credo che il primo problema sia un'assenza di vigilanza, di controllo da parte delle autorità competenti, sia di natura amministrativa sia di natura giudiziaria. Secondo poi, ovviamente, spiace perché l'attività industriale, commerciale, italiana è sempre più in crisi, mentre vediamo un proliferare di queste attività da parte di commercianti esteri, in particolare cinesi. Allora, voglio sentire Augusto, mi incuta un po' di timore.